Quello è il tuo cappello per proteggerti dal freddo? Questo è il mio cappello per proteggermi dagli alieni. Te lo ricordi Science che si metteva in testa quella roba di... Hai visto il film Science? Mi sa di no, però si era messo in testa tipo l'alluminio perché di solito si Quello! usa. Brava, Tutti i pazzi lo quello! fanno, non serve vedere un film in particolare. Benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona. Quanto saranno stanchi di vederti in questi Basta, video. sì, infatti, che palle. Comunque, oggi volevo parlare. Oggi forse volevo parlare di una cosa che ho scoperchiato, che sicuramente saprete già, ma io già che ci sono ve la racconto, perché continuavo a non giocare su Gear VR ai giochi che necessitavano di controller, perché non avevo un controller per Android. E ho detto, ma chi me lo fa fare di comprare un nuovo controller? E alla fine ho giocato sempre ai soliti giochi, quelli dove dovevi semplicemente muoverti con la testa e rodeare il motore. Poi un giorno ho scoperto che i nuovi controller di Xbox One, precisamente quello che c'è all'interno di Xbox One S, però potete anche acquistarlo a parte, si chiamano controller Xbox One Bluetooth e non wireless, possono collegarsi con qualsiasi tipo di telefono Android. E questa è una notizia bellissima perché non ho dovuto comprarne uno nuovo. A questo punto ho detto, oh, proviamo a vedere se funziona sul mio fantastico Galaxy S7 e soprattutto vediamo se funziona con Gear VR. Andiamo a vedere come... Appaiarli ho detto sto giro, non ho detto accoppiarli, che amarezza. Vi mostro subito che non c'è trucco, non c'è inganno, andando nelle connessioni Bluetooth, basterà semplicemente accendere il controller della Xbox e schiacciare il tastino per l'appaiazione Bluetooth. Qua andate a cercare i nuovi dispositivi, trovate wireless controller. È già collegato. Per farvi vedere che sia collegato, vi mostro che potete già selezionare i vari menu direttamente dal controller, quindi io posso addirittura scegliere quale app avviare. In questo momento, che ne so, avviamo Chrome. Oh Madonna, questo era un serial killer di cui mi stavo informando. Io non guardo i porno, ma guardo le mie cose compromettenti, se no vabbè. A posto. Quindi possiamo andare direttamente sullo store di Oculus e vedere come funzionano. Ah, l'ho trovato, ma dov'è il joypad? Oh, ma quale joypad? sì, che poi joypad lo diceva mia nonna probabilmente. Allora, ho il controller nelle mie zampe. In questo caso abbiamo Heroes Bound First Steps. Tra l'altro, un giochino che ci aveva consigliato Pasquale D'Ambra, perché io ho fatto un post sui social dicendo: per piacere, fatemi sapere. Fa anche la rima. Fatemi sapere se c'è un gioco giocabile con il controller, perché così provavo. Allora, eccoci qui. Diciamo che la VR non serve tanto per chissà che cosa, ma voi siete in un punto fermo della stanza. Se vi girate intorno, vedete. Ah, il muro! Vedete tutta la stanza e con il controller. Fate muovere il personaggino. Si è spenta la luce? No. Ah, mi sono. Smettila di spostarti. Allora, è carino perché non è che vi muovete con il personaggio, semplicemente dovete seguirlo con lo sguardo. Però è bello perché vedete, c'è cioè, tipo, volevo dire, tilipo. Come si chiama il monte quello dove Sauron butta dentro l'anello? Oddio, non mi ricordo. Vabbè, comunque, quello lì sembra il monte di Sauron. Comunque è Frodo che butta gli anelli. Vabbè, ho capito, lì del cattivo de... Allora, ok. Va bene, il gioco è carinino di per sé, sembra un po' un mini Zelda, mettiamola così. Ed è caruccio giocarci con il controller. Dungeon Locked. Allora, è una via di mezzo, Erika, tra Skylanders e Zelda. La cosa buona è che non mi fa venire la motion sickness, perché non hai tanti cambi di direzione, nel senso che tu devi solo seguire il personaggino con lo sguardo. Un bello sguardo, sì. Bello sguardo, Greta Garbo.
Te lo ricordi? Sì. Dove sono? Uccidili tutti! Dopo ti faccio giocare, Erika, se lo vuoi provare. Così facciamo un po' di gameplay a testa. Prendilo! Prendilo subito! C'è anche le... come si dice? I diamantini tipo Zelda. No, in realtà Zelda che non è lui, Erika, lo sai, vero? Lo so. Questo lo so anch'io, grazie. Prego. Ah, mi coppano! Mi stanno coppando! Tradotto uccidendo, esatto. Per quelli che non parlano lo slang. Lo slang della... del nord-est. Comunque carino, questo gioco che ci avete consigliato non è male, è gratuito tra l'altro, quindi se non volete spendere i vostri preziosi denari e preferite, non so, spenderli in altro, comprate i preservativi, usateli sempre. Ma Fiona! Si prevengono le malattie, giusto? Giusto. Non comprate i videogiochi, almeno comprate i preservativi. Si è aperta una grata! Che poi è una porta, ma... qua cosa bisogna fare? No! Non uscire per sbaglio. Mazzali tutti! Mazzali! No, mi picchiano! Fanno bene! No, muori! Muori brutto! Con la testa gigante! C'è una testa con delle mani che cammina! Muori! Stai facendo gli abbaglianti con gli occhi. Spareggia. Non so che cosa sia successo fino a qua, che tasti debbano essere usati. Niente, schiacciali a caso, provali che è facile. No. Chi è? Oh. Vero che è carino? Piccolo scheletro, secondo piccolo scheletro. Perché? Allora? Mi è comparso un cuore e poi mi sono accorta che il cuore era spezzato perché mi hanno colpito. No, e adesso? Come faccio a smettere di farli comparire? Non so, devi ucciderli. Qui ci sono delle gemme. Dacci delle tue impressioni su questo gioco. È molto carino, devo dire. Te l'ho detto che è carino, è simpatico. Pensavo mi avessi mentito, invece... Invece ci hanno consigliato buono. Sì, è molto carino, secondo me. Poi proveremo altri giochi con il controller, come sono. Ma questo è un'avventura, tutto sommato, che non dà fastidio al... tipo come Sickness, parlo di in quel senso, di fastidio. Ed è comunque abbastanza fruibile. Cioè, se ti guardi intorno, vedi semplicemente la stanza, non è che vedi altro. Cioè, non devi seguire il personaggio. Magari devi seguire il personaggio da un punto all'altro, ma niente. Allora, non dovete colpirmi, sto cercando di capire. Cosa devi capire? Ti dico tutto io, che so tutto io. Devo prendere la chiave. Ah, non ci sono mai arrivate a quel punto. Ok. Va bene, ho preso la chiave. Tu sei inutile. Omino. Non trovavo più l'omino. Omino. Ok. Sono in una nuova stanza dove ci sono dei nuovi scheletri, giustamente. Delle casse, delle porte con dei teschi. Un coso che non riesco a capire cosa sia, ma l'ho rotto. Questo? Ah, ho aperto una porta e sbloccato un'altra area. E adesso? E adesso ci sono dei nuovi mostri. Che cacchio siete? Adesso siete brutti, porte. Ok, ci sono tipo degli slime. Ti vogliono bene, ti vogliono dare tanti bacini. Non credo. Mi sembrano un po' aggressivi. Guarda, perché non ti vedo, perché sennò ti avrei tirato il controller su me. Per dimostrarti tutto il mio affetto. Grazie. Allora, ci sono delle... Ma che cacchio. Ma ci sono delle zemme. E un baule che secondo me contiene degli averi preziosissimi. Allora. Quindi l'hai finito il gioco? L'hai finito? Allora, sto prendendo le gemme che mi sono rimaste perché quando ho aperto il... Ok, ho recuperato anche quelle in alto che prima non riuscivo perché non capivo la prospettiva di questo gioco. Ecco. Ok. No, non l'ho ancora finito, sono in una nuova area che sono sicura che tu vorrai esplorare personalmente, perché ci sono X scheletri e nemici.
questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Fateci sapere se anche voi utilizzate il controller dell'Xbox One per giocare ai vostri giochi su mobile, non per forza su Gear VR. Intanto andatevi a vedere degli altri video che abbiamo prodotto e che siamo sicuri vi piaceranno sicuramente. Dari dai, io sto sicuri sicuramente. Pff, trovare una nuova formula. Iscrivetevi al canale, lasciate tanti commenti, tanti like e tanti baci e tanti bracci a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!